Allora, io penso questo, che il più grande avanzamento negli ultimi 20 anni della medicina d'urgenza, della medicina in generale e in particolare della medicina d'urgenza, è dato dal valore che è stato dato al monitoraggio e anche alla eventuale modifica dei parametri vitali. Quindi diciamo che questa donazione, di cui io chiaramente ringrazio a nome non soltanto mio, ma di tutta l'unità operativa, con i medici e infermieri che lavorano con me, va proprio nel verso dell'innovazione e del miglioramento della qualità dell'assistenza ai pazienti, che è quello che noi diciamo, ci proponiamo sicuramente quotidianamente. La dottoressa qui ci ha parlato di quali parametri vengono monitorati, quindi viene monitorata in continuo l'attività cardiaca, la frequenza respiratoria, l'importanza, diciamo, della saturazione di ossigeno, che è la fotografia dello scambio dei gas che avviene a livello respiratorio, pensate quanto questo è importante in questo periodo di pandemia. Ma il valore della pressione arteriosa che ci dà un'indicazione delle condizioni emodinamiche del paziente, quindi un eventuale peggioramento di questo valore è un alert importantissimo per il sanitario che deve intervenire immediatamente, ma anche, e questo è ancora più innovativo degli altri elementi, la rilevazione della postura. A chi applichiamo, diciamo, questo monitoraggio? Possiamo applicarlo real life, per essere chiari con tutti, a due tipologie di pazienti. Noi possiamo avere pazienti, per esempio, giovani e autosufficienti, che però hanno necessità, magari perché hanno una malattia polmonare, di un monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno. Questo presidio permette al paziente di mantenere la propria autonomia. Quindi permette una qualità dell'osservazione clinica o del ricovero, se è ricoverato, molto superiore rispetto a un paziente giovane che magari non può alzarsi, non può diciamo andare a lavarsi perché è legato al macchinario. Cioè, l'innovazione consiste nel fatto che senza fili il tracciato viene letto ugualmente, diciamo, dal sistema. Quindi un paziente autosufficiente, la necessità di monitoraggio non implica la perdita dell'autosufficienza e questa è un'innovazione importantissima. Poi abbiamo un'altra tipologia di pazienti, quelli sicuramente più complessi perché sono pazienti fragili. Allora immaginate i tempi di attesa di un pronto soccorso in epoca Covid, che dovendo garantire un doppio percorso si sono purtroppo amplificati. Oltre alla necessità per i pronto soccorsi anche di garantire un adeguato distanziamento tra i pazienti proprio per evitare la nascita di focolai di contagio, può capitare che un paziente fragile non sia immediatamente sotto i nostri occhi H24 e allora accorgerci che c'è qualcosa che non va nel suo respiro, che c'è qualcosa che non va nel suo cuore perché sta sviluppando un'aritmia, oppure che magari si sta alzando e non dovrebbe alzarsi. Tramite un alert chiaramente che ci informa per tempo, è chiaro che permette anche un'azione di prevenzione. Quindi noi interveniamo, preveniamo gli effetti collaterali, sicuramente curiamo meglio. Quindi ringrazio perché i nostri obiettivi chiaramente sono sempre quelli di ridurre il rischio clinico per quanto riguarda i medici. Conseguentemente aiutiamo le aziende anche a ridurre il rischio legale, se vogliamo, perché anche questo è un compito, diciamo, degli operatori sanitari. Ma certamente l'obiettivo che per quanto riguarda me e la mia equipe è sempre di fronte a noi e chiaramente siamo impegnati al massimo perché cerchiamo di ottenerlo sempre, anche nelle condizioni di difficoltà, è quello di migliorare il livello di cura del paziente e cercare di ottenere con tutto lo sforzo possibile una qualità delle cure reale, ma anche una buona qualità delle cure percepita, perché noi sappiamo benissimo che molto spesso la qualità reale, la qualità percepita purtroppo divergono. È chiaro che questi sono degli obiettivi, insomma, ambiziosi. Però ecco,
pochino mi avete anticipato nella mia conclusione, che mi sembrava molto bella perché volevo portare il contributo proprio del mio colloquio con la signora e che c'era sembrata la cosa più bella, insomma, e il motivo veramente più profondo per cui la ringraziamo. E lo dico veramente a nome di tutti perché chiaramente ne abbiamo parlato, perché noi cerchiamo con tutte le difficoltà di trattare bene tutti, ovviamente, però ci sono forse anche alcuni che sanno esprimere meglio il rapporto che c'è stato nel periodo Covid. Io dico sempre si sono incontrate due solitudini. Perché i pazienti erano soli, è vero, magari voi riuscivate a parlare per telefono, molti anziani neanche ci riuscivano, No, credo di più facevamo che altro. videochiamate, però erano soli anche gli operatori sanitari, soprattutto all'inizio, perché non eravamo vaccinati, perché comunque non sapevamo bene a che cosa andavamo incontro, perché comunque avevamo paura di contagiarci o di contagiare i nostri cani. E quindi facevamo gli astronauti, anche con difficoltà, ma magari questo ci dava un po' di tranquillità. E mai come in quel momento è stato forte il rapporto medico-paziente, perché c'era un incontro di queste due solitudini, una comprensione maggiore. È chiaro che magari l'anziano fragile non lo sa dire, la signora l'ha detto benissimo, ci ha fatto il complimento più grande, perché sentirci dire io mi sentivo tranquilla perché, l'ho sottolineato, perché percepivo di essere presa in carico, è il complimento più gratificante, più stimolante che possa essere fatto a un medico oppure a un infermiere. E su questo certamente basiamo la nostra resistenza, perché siamo proprio a un livello di resistenza molto importante considerati i tempi, diciamo, della pandemia che ci hanno un pochettino fiaccato, ma certamente questo ci aiuta a guardare sempre avanti, sempre nel giusto obiettivo, che è sempre quello di prendersi cura con dedizione, con passione, con professionalità e diciamo, con l'applicazione delle nuove tecnologie, prenderci cura chiaramente dei nostri pazienti, di quelli che ci danno fiducia e cerchiamo di convincere Come siete anche quelli stati che non ce bravi. l'hanno. E quindi a nome di tutti io vi ringrazio, ringrazio anche l'azienda che ci avvicina chiaramente in questa situazione difficile e che non ci fa mai sentire sola nel tentativo di trovare nuove soluzioni per mantenere questo standard in cui siamo assolutamente impegnati.